Innanzitutto tanti auguri, siamo qua col geologo Erminio Esposito. Buongiorno a tutti, auguri. Auguri, speriamo che sia un 2020 migliore. 2019 è finito in maniera abbastanza terribile, soprattutto per la Costiera Amalfitana, Sì. ma anche qua abbiamo via Lavinola, abbiamo problemi sulle mareggiate e tutto il resto. La costiera va a pezzi. Ora si stanziano 100 milioni di euro, domani altri 100 milioni di euro. Ma secondo lei è possibile che si debba ragionare sempre in termini di intervento successivo? Non c'è un modo per No, prevenire va questo? detto che in effetti, così come è strutturata la penisola sorrentina, da un punto di vista geologico e geolitologico, può essere soggetta a questo tipo di fenomeni. In aggiunta, se ci si ragiona un attimo sulle condizioni meteoclimatiche che stanno mutando, l'equilibrio che si era instaurato in precedenza adesso diventa carente, per cui sono fenomeni che Poi l'abbandono possono dei avvenire. terrazzamenti in L'abbandono Costiera dei Amalfitana, terrazzamenti abbandono dei terrazzamenti molte volte. della cura del territorio, ma anche fosse la semplice coltivazione del territorio e la manutenzione ordinaria e straordinaria come pulizia, eliminazione di rami e altre cose, ad esempio gli incendi che ci sono stati negli anni scorsi, si vedono ancora per rami, tronchi, alberi che non sono stati rimossi. Va effettivamente fatta una prevenzione, va fatto un monitoraggio, un rilevamento di quella che è la situazione attuale e va fatto un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria e laddove occorre anche interventi di recupero e ripristino Quindi bisogna dell'intero lavorare molto sulla territorio. manutenzione, Sì. soprattutto, e anche la prevenzione. Manutenzione e prevenzione perché Controllo del territorio, monitoraggio anche. ci sono delle zone dove effettivamente dove ci sono stati già fenomeni e dove ci sono possibilità di eventuali fenomeni, lì occorre intervenire con degli interventi che servono per recuperare l'equilibrio o per evitare che Qui a possano Via Lavinola avvenire. che prevedi? E non so, bisogna comunque fare un rilievo di dettaglio e vedere che tipo di eventuale intervento poter mettere in atto. Quindi ci auguriamo 2020 con più prevenzione, diciamo, più Sì, prevenzione e più più manutenzione. prevenzione e dove occorre, diciamo, anche interventi che permettano di recuperare quell'equilibrio Che è stato dove si è perso. perso e dove sta andando perduto. Grazie, buon 2020. Brevi auguri a tutti per un buon 2020.